A piedi alla scoperta della presenza ebraica all'ombra della ghirlandina, si intitola Camminare la storia, l'iniziativa voluta dal Comune e dall'Istituto Storico di Modena in occasione della giornata della memoria che si celebra giovedì prossimo, il 27 gennaio. Marino Cancellari. Buongiorno a tutti. Oggi intraprenderemo tra le vie del centro storico di Modena un percorso che è sia un percorso fisico, ma è anche un percorso storico. È la storia raccontata dai luoghi, dai muri, dai palazzi della città. Quella della presenza ebraica a Modena inizia dalla sinagoga, che è il luogo simbolico per eccellenza, sia a livello religioso sia a livello culturale, per la comunità ebraica modenese. I modenesi di religione ebraica hanno vissuto per secoli mescolati alle vicende economiche e culturali della città. Ne hanno scritto la storia, dal 1600, dai tempi degli estensi, all'eroica partecipazione al Risorgimento. L'entrata in vigore delle leggi razziali del 1938, emanate dal governo fascista, sarà il periodo più drammatico. In molti furono deportati nei campi di sterminio. Camminare la storia vuole ricordare, curare la memoria. C'è nel nostro paese sicuramente un difetto di conoscenza e di apprendimento della storia. Quindi il lavoro di memoria è un lavoro fondamentale, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. È importantissima per non ripetere gli stessi errori, sembra che ce ne sia molto più bisogno di un tempo. La memoria dovrebbe essere vita, la memoria non è passato, la memoria è riportare al presente, rivivere, ricordare, provare empatia con il passato per provare a misurarsi anche oggi con la realtà, con un po' più di sensibilità e di accoglienza. Davanti alla sinagoga intanto è pronto il secondo gruppo. Per rispondere al gran numero di richieste di partecipazione sono stati raddoppiati i turni.